noti per il vino, ma non è solo questo. Italiano a voi, so I will have to switch to English. Lufthansa per noi il partner importantissimo, ha un grosso peso nell'aeroporto di Torino e anche in questi ultimi 3 anni in cui l'aeroporto di Torino è cresciuto tanto, è potuto crescere proprio perché aveva la forza di uno zoccolo duro, di una compagnia di qualità come Lufthansa, che ha molto fatto per noi, ci ha anche insegnato a lavorare perché ha degli standard altissimi e soprattutto ha fatto molto per il territorio. Nessuno rappresentante di una compagnia aerea in una conferenza stampa si metterà mai a parlare di ritardi, una parola tabù nelle conferenze stampa, ma voglio essere coraggioso e quindi io vi parlerò di ritardi per dirvi che qua dall'aeroporto di Torino 100 voli Lufthansa in media accumulano un ritardo complessivo di 11 minuti. Se noi pensiamo che un singolo treno che sta mattina tratta Milano-Roma ne può accumulare 13, 30, questo vi dà la rilevanza del perché la partnership con l'aeroporto di Torino è così forte. 11 minuti di ritardo su 100 voli. Out of Torino, and this is all. Torino is for us a very important region. Torino è per Lufthansa un'area geografica molto importante, quello di Lufthansa è un network globale e quindi noi colleghiamo Torino con il resto del mondo con Torino. Lo facciamo da 50 anni e il rapporto che c'è tra Lufthansa e l'aeroporto di Torino è un rapporto fatto di lealtà, di fiducia reciproca dal punto di vista operativo, commerciale. Per cominciare vorrei fare una breve introduzione. Sono 37 mesi che cresciamo senza soluzione di continuità. Abbiamo chiuso il 2016 a 3.950.000, siamo cresciuti negli ultimi 3 anni di quasi 1 milione di passeggeri, siamo cresciuti su 3 assi, l'asse dei voli verso intercontinentali attraverso hub di cui Lufthansa ci ha dato una grande mano, Monaco, Francoforte sono fra gli hub più importanti che abbiamo, il network nord-sud, siamo l'aeroporto italiano meglio collegato col sud, tutti gli aeroporti del sud con più frequenza al giorno e ora stiamo lanciando una serie di nuove destinazioni point to point per l'Europa a buon prezzo, low cost ma comunque a buon prezzo come Lisbona, Malaga, Siviglia, Valencia, Copenaghen che possono, diciamo, completare il nostro network che comunque allargheremo ancora di più.